Allora, laboratorio 9. Ripercorro con voi velocemente il testo, direi che avete avuto 4 settimane di tempo per vederlo e rivederlo, quindi non vado troppo nei dettagli. Quello che si racconta è come si siano succedute tre diverse versioni di processi per effettuare un noleggio dell'attrezzatura per lo sci. Quindi abbiamo una prima versione completamente non informatizzata in cui il cliente si presenta al negozio, va dall'addetto, sceglie l'attrezzatura e poi passa a pagare in cassa. Una seconda versione in cui c'è un'aggiunta informatizzata per cui vengono registrate le informazioni relative al cliente e c'è la possibilità di inviare un'email al cliente per ricordargli di restituire l'attrezzatura a fine stagione. La terza versione va nell'ottica di ridurre il lead time, cioè i tempi di attesa fondamentalmente per il cliente, permettendogli di andare a prenotare una visita al negozio in modo che arriva e ha già la possibilità di essere servito immediatamente senza fare la coda. Che cosa vi si richiedeva? Di modellare queste tre varianti con i relativi diagrammi, strumenti di attività ma anche delle classi, definire i KPI, prestando particolarmente attenzione a quelli che potrebbero variare da una versione all'altra, che ci permettono di andare a verificare se una nuova versione del processo effettivamente è un passo avanti, un miglioramento rispetto al passato. E secondo aspetto a cui prestare attenzione, i KPI che è possibile raccogliere in maniera semplificata utilizzando l'applicazione informatica. E ovviamente alcuni indicatori possono anche essere raccolti a mano, ma richiedono un lavoro enorme. Ovviamente avendo a disposizione un sistema informatizzato possono essere raccolti automaticamente senza richiedere nessuno sforzo da parte degli operatori umani. Terza richiesta era quella di descrivere i casi d'uso dell'applicazione informatizzata che era stata introdotta nella seconda fase e poi migliorata ed estesa nella terza. Iniziamo a vedere il diagramma di attività. Questa è la prima versione. Allora abbiamo le due swim lanes, una per il cliente e l'altra per l'addetto. Quindi il cliente va al negozio, va al reparto noleggio e attende il proprio turno. L'attesa del turno può essere messa esplicitamente in questo modo, oppure si può semplicemente fare un collegamento diretto a serve cliente e quindi serve cliente inizia non appena è possibile, quindi in quel caso l'attesa non sarebbe esplicita.
In questo modo invece modelliamo esplicitamente il fatto che c'è un'attesa che potrebbe essere fatta con una coda o con dei meccanismi più sofisticati, ad esempio prendere il numerino e aspettare il proprio turno. Okay. Questi dettagli ovviamente non sono specificati da nessuna parte. Serve cliente è il passo successivo che viene fatto dall'addetto. Ovviamente nel servire cliente c'è un'interazione tra addetto e cliente, ma diciamo che la parte più attiva è quella svolta dall'addetto e quindi lo mettiamo come un'attività sul lato addetto. È ovvio che se noi andassimo a vedere nel dettaglio quella attività andremmo a osservare che l'addetto chiede al cliente quanto è alto, in base all'altezza sceglie degli sci, glieli porta, poi prende, chiede la misura del piede, gli porta gli scarponi, glieli fa misurare, il cliente dice se sono comodi o meno, se devono essere cambiati, quindi ci sono un sacco di interazioni tra il cliente e l'addetto. Ovviamente noi non vogliamo andare a modellare tutto questo, anche perché poi la sequenza di queste micro attività non è unica. L'ordine, la durata, le attività in parallelo possono essere le più varie, quindi ovviamente non vogliamo andare a impegnarci a descrivere delle attività così nel dettaglio che alla fin fine rischiano di non essere quelle che vengono svolte effettivamente. Poi ci sono due attività che qui sono indicate in parallelo, ma volendo potrebbero essere anche messe in sequenza, nel senso che prima segno le informazioni del materiale e poi consegno il foglio. Le due cose potrebbero anche essere fatte in parallelo, come indicato qua, per cui una soluzione o l'altra erano corrette. Il cliente si reca alla cassa e paga. Qui avremmo potuto inserire come altro ruolo, quindi un'altra swim lane, la cassa. In realtà svolge un ruolo molto minimale, quindi in questo caso non l'abbiamo indicata. Non sarebbe stato un errore comunque metterla. Il cliente utilizza il materiale. Anche qui ovviamente quante volte va a sciare, con che frequenza, in quali giorni, sono dettagli che non ci riguardano. E infine riconsegna il materiale. E a questo punto il processo di noleggio è terminato. Questa è la versione iniziale. Sì. Allora, il tempo, allora, nell'esercizio recupero il testo. Nella versione c'è scritto: la restituzione del materiale avviene a fine stagione e spesso con molto ritardo. Il fatto che sia a fine stagione, il fatto che in realtà ci sia spesso in ritardo è difficile da modellare in maniera semplice, quindi abbiamo modellato semplicemente il fatto che il materiale viene restituito. Nel caso in cui invece venga inviato una notifica, questo cambia abbastanza, perché in quel caso lì la notifica viene inviata e io come esecutore del processo so esattamente quanto devo aspettare. In questo caso è un tempo non definito, comunque non definibile dal processo.
Seconda versione. Tutto come prima. L'unica differenza è che a questo punto l'addetto inserisce i dati nel sistema dopo aver servito il cliente. E il sistema invia l'informazione alla cassa. A questo punto il cliente si reca alla cassa e paga. In realtà non c'è una conseguenza diretta tra l'invio delle informazioni e il fatto che si rechi alla cassa. Però il fatto è che il cliente non può pagare se le informazioni non sono state inviate alla cassa. Quindi questa freccia ci indica proprio che il cliente può pagare dopo che le informazioni sono state inviate. In effetti qui abbiamo fuso assieme il si reca alla cassa e paga, di due attività. Se le avessimo spezzate, avessimo messo un'attività si reca alla cassa e l'altra paga, allora avremmo potuto fare una struttura leggermente diversa. Ricordatevi che la freccia indica non il fatto che un'attività è causa dell'altra, indica semplicemente che un'attività viene svolta dopo un'altra. Una soluzione alternativa, immaginando di spezzare il si reca alla cassa e qua semplicemente paga, a questo punto le due attività di si reca alla cassa e di invia le informazioni sono due attività che effettivamente possono avvenire in parallelo. Quindi a questo punto io pago dopo che mi sono recato alla cassa e le informazioni sono state inviate. Quindi in questo caso posso andare a indicare due attività in parallelo. Prima, avendo rappresentato in un'unica attività queste due, non era possibile fare le cose in parallelo. Ok? Entrambe le soluzioni erano ragionevoli, anche perché mi variava non molto il livello di dettaglio, quindi sia in questo modo che nell'altro erano ragionevoli. Dopo che il cliente ha pagato, viene inviata una mail di riepilogo. E poi
indipendentemente il cliente utilizza il materiale. Dopo aver inviato la mail di riepilogo, il sistema attende la scadenza, quindi la data di consegna, e poi invia la mail di notifica. È ovviamente possibile che prima che il sistema abbia inviato la mail di notifica, il cliente, dopo aver utilizzato il materiale, riconsegni il materiale e il processo termini. Cosa succede in questo caso? Quando arrivo a questo nodo di fork, in realtà creo due token. Uno che va qui e l'altro che va qui. Questo è immediato o quasi, e successivamente mi ritrovo un token posizionato su questa fase di attesa. Se mentre il token è posizionato su questa fase di attesa, il token di utilizzo del materiale va avanti, questo è il nodo di merge si aspetta che arrivi un unico token e il primo token che arriva lo fa passare. Quindi, se finisco utilizzo il materiale, arrivo qui, immediatamente il token arriva, riconsegna il materiale e poi alla fine del processo. Quando un token arriva qui, alla fine, al nodo di fine, automaticamente tutti i token che sono in circolazione in questo processo vengono distrutti. Quindi anche il token che si trovava qui. Che cosa ha di particolare questo processo? Ha di particolare il fatto che non è strutturato. Invece siamo abituati a, in generale, a chiudere una serie di rami in parallelo, di creati con un nodo di fork, con un nodo di join. Ad esempio, come in questo caso, quindi qui faccio un fork e qui faccio il join corrispondente. In questo caso invece il processo non è strutturato perché questi due rami in parallelo sono chiusi da un nodo di merge. Quindi questo è un caso particolare. Ripeto, per capire esattamente come funziona bisogna ricordarsi il comportamento di questi blocchi e il fatto che questo nodo di merge riceve un token e lo fa proseguire. E quando il token arriva alla fine, tutti i token eventualmente in circolazione nel processo in altri rami vengono distrutti. Okay. Terza versione. La parte bassa del processo resta sostanzialmente uguale, quello che cambia è la parte alta. In cui abbiamo aggiunto la parte di prenotazione, quindi il cliente accede al sistema, fissa l'appuntamento, il sistema verifica la disponibilità, se è disponibile registra l'appuntamento, a questo punto il cliente ha
teso al momento, si può recare al negozio. Da qui in poi non cambia nulla. Se la disponibilità, se non c'è la disponibilità, semplicemente si ritorna indietro, il cliente fissa un altro appuntamento, eccetera. Questa è una rappresentazione abbastanza dettagliata. Una soluzione un po' più semplice avrebbe semplicemente previsto un nodo, scusate, un'azione qua del sistema che registra l'appuntamento, okay? Senza questo ramo di ritorno. E il dettaglio che ovviamente se chiedo un appuntamento per una data in cui non c'è disponibilità, questo non può essere fatto, poteva essere considerato anche un dettaglio di più basso livello. Quindi questi sono i tre processi che corrispondono alle tre fasi di evoluzione del nostro sistema. La notazione che abbiamo utilizzato qui è la notazione che abbiamo usato durante tutto il corso, ovvero quella degli Activity Diagram, i diagrammi di attività UML. Avevo detto all'inizio del corso che avremmo utilizzato tutta una serie di notazioni coerenti tra di loro, quindi i diagrammi delle classi, i diagrammi di attività, i diagrammi di casi d'uso, che fanno tutti parte di questa grossa famiglia di diagrammi all'interno del linguaggio UML. Un'altra notazione alternativa è quella che si chiama BBMN. BPMN è una notazione che è analoga a quella del UML ed è utilizzata per modellare i processi. BPMN sta per Business Process Modeling Notation. È una notazione per andare a descrivere i processi aziendali. È stata sviluppata nel contesto di un consorzio che si chiama BPMI, Business Process Management Initiative, ed è relativamente recente, nel senso che la versione 1 è del 2004. Un altro aspetto che rende BPMN importante è il fatto che è supportato da moltissime players nell'ambito della automazione dei processi aziendali. Quindi è praticamente quasi uno standard. Salto i dettagli. Gli elementi della notazione BPMN sono sostanzialmente di quattro tipi. Gli elementi di flusso, gli elementi di connessione, le swim lanes e gli artefatti o gli oggetti.
Iniziamo dai primi elementi, gli oggetti che permettono di descrivere un flusso, che sono sostanzialmente analoghi a quelli che abbiamo negli activity diagram. Quindi abbiamo fondamentalmente il nodo di inizio e il nodo di fine, che hanno una struttura abbastanza simile a quella degli activity diagram, quindi sono dei cerchi. Ora, la differenza fondamentalmente è che questo è un cerchio vuoto, questo qua è un cerchio con lo spessore più spesso, più elevato. Negli activity diagram abbiamo il cerchio pieno e il cerchio con il doppio bordo, con la corolla. Però fondamentalmente sono elementi circolari. Un'altra differenza significativa che viene introdotta in BPMN è data dal fatto che ci sono diversi tipi di elementi, di eventi. In particolare l'evento start e l'evento end sono due casi particolari rispetto a tutta una serie di eventi, ad esempio messaggi, timer, errori. Quindi BPMN, rispetto a quello che avviene negli activity diagram, utilizziamo lo stesso tipo di elemento, un evento, per andare a rappresentare l'inizio e la fine, oppure il verificarsi via ricezione di un evento. Quindi i nodi di temporizzazione o di ricezione o invio di eventi che avevamo all'interno dell'activity diagram qui vengono rappresentati con dei nodi, ad esempio la ricezione di un messaggio oppure un timer. Ci sono vari tipi di combinazioni, quindi gli eventi possono essere eventi che danno avvio a un processo, per cui abbiamo un avvio semplice, come questo, essenzialmente questo nodo qua, che rappresenta il solito avvio di un processo su richiesta di un qualche attore che interagisce col sistema. Possiamo avere l'avvio di un processo in risposta a un messaggio che viene ricevuto, in risposta a un timer, oppure in risposta a altri eventi, ma ci interessa di meno. Okay? Quindi ad esempio, se io voglio avviare un processo periodicamente, vado a indicare il suo inizio con questo tipo di nodo, quindi il timer. È anche possibile che però io non voglia avviare un processo periodicamente, ma semplicemente, come nell'esercizio che abbiamo visto prima, voglia rappresentare il fatto che deve esserci un'attesa, e allora vengono utilizzati questi nodi intermedi. Messaggio, evento temporale, errore, cancellazione da parte dell'utente. Quindi quei nodi lì corrispondono sostanzialmente agli eventi temporali o invio e ricezione di eventi che abbiamo visto negli activity diagram. La fine semplice, pure semplice di un progetto, scusate, di un processo, è rappresentata da questo nodo di fine. In realtà io alla fine di un processo potrei anche dire che termino il processo e invio un messaggio, e quindi posso rappresentare con questo tipo di nodo il fatto che la fine del processo corrisponde all'invio di un messaggio. Oppure di un evento,
oppure in cancellazione, eccetera. Quindi si tratta, volendo semplificare, degli stessi concetti che abbiamo visto negli activity diagram, solo che sono rappresentati in maniera leggermente diversa, e qui abbiamo molte più casistiche. L'altro elemento fondamentale all'interno degli oggetti per descrivere un flusso è rappresentato dalle attività, che sono rappresentate da questo rettangolo con i bordi arrotondati, quindi sostanzialmente identico a quanto abbiamo negli activity diagram. Anche qui abbiamo la possibilità di andare a dire che un'attività in realtà è un sottoprocesso, per cui ci sarà un processo separato che descrive cosa avviene in quell'attività, e abbiamo la possibilità di andare a descrivere attività che hanno istanze multiple. Cosa vuol dire? Se io un'attività all'interno di un processo non la faccio una volta, ma la faccio molte volte, quindi esamino una riga d'ordine. Esaminare una riga d'ordine non è un'attività che faccio una volta sola, la faccio una volta per ogni ordine, per ogni riga, scusate, dell'ordine. E quindi lo posso rappresentare come istanze multiple. Questo tipo di rappresentazione non può essere fatta direttamente in Activity Diagram, bisogna farlo ad esempio con dei cicli. Ho anche la possibilità di ripetere un'attività più volte e lo vado a indicare con questo simbolo. Quindi, come vedete, i concetti sono gli stessi, solo che qui abbiamo molte più casistiche. Abbiamo poi gateway che rappresentano sia i merge che le decisioni, che vediamo tra un attimo. E infine abbiamo le sequenze. Quello che vorrei vedere assieme a voi è come in BPMN rappresento i sei pattern di base che abbiamo visto anche tra gli activity diagram. Quindi la sequenza. La sequenza vuol dire che un'azione può essere eseguita dopo che è stata eseguita un'altra. È l'elemento fondamentale. Come lo rappresento? Lo rappresento come un arco che collega due attività. Oppure il fatto che un'attività, ad esempio ricevi ordine, debba essere eseguita dopo l'avvio del processo, lo rappresenta in questo modo. Quindi la freccia dallo start alla prima attività. Come funziona? Anche qui la semantica è esattamente quella basata sul flusso di token. Quindi, quando io avvio il processo, viene creato un token nel nodo di start. Questo token man mano si sposta, quindi si sposta alla prima attività. Una volta che la prima attività è completata, si sposta sulla seconda. Quando questa attività è completata, si sposta su quello successivo, che in questo caso è il nodo di fine. Il nodo di fine, esattamente come veniva negli activity diagram, distrugge il token. Quindi, a parte qualche piccola differenza di notazione, non cambia molto. Il significato è lo stesso. Parallel split, quindi eseguo più attività in parallelo, cioè senza un ordine prestabilito tra queste attività. Quindi in questo caso, invece di usare la striscia nera che rappresentava
il fork nelle activity diagram, qui uso questo rombo che si chiama gateway di tipo fork, quindi più. Il significato è lo stesso del fork all'interno dell'activity diagram, quindi se parto con un nodo, vado avanti, nel momento in cui termino l'attività e raggiungo il nodo di fork, qui ho una duplicazione dei token, quindi creo un token per ogni arco uscente. Quindi, una volta che ho i due token, uno per ogni ramo in uscita. Eseguo l'attività e poi i token proseguono. In BPMN, sebbene questo sia il modo raccomandato per andare a descrivere uno split parallelo di più percorsi di esecuzione, è possibile descrivere la stessa situazione senza il gateway, cioè collegando direttamente un'attività con più attività in uscita. Quindi in questo caso, dopo l'esecuzione dei receive order, automaticamente vengono creati due token, uno per ogni arco in uscita. In generale questa notazione è leggermente meno facile da leggere rispetto a quella precedente, in cui è evidente che ho più percorsi in parallelo che iniziano in corrispondenza del gateway, per cui questa notazione col gateway è quella che si raccomanda di utilizzare. Okay. L'altra è, seppur corretta, meno facile da comprendere, quindi diciamo scoraggiata nell'uso. Okay. Questa qua si può utilizzare, ma sarebbe meglio evitarla. Ovviamente dopo lo split di più percorsi in parallelo, di solito utilizzo una sincronizzazione che aspetta che più percorsi in parallelo abbiano terminato la loro esecuzione per poter procedere. La sincronizzazione la faccio esattamente con lo stesso tipo di gateway, cioè il nodo più. Il join viene fatto con un nodo che è uguale a quello del fork. Esattamente in analogia con quanto avviene negli activity diagram, in cui il simbolo del fork è uguale al simbolo del join. Come funziona il join? E la semantica è la stessa che avevamo visto in UML, ho i token che arrivano nelle attività precedenti, arrivano vari token presso il nodo di join e lì si fermano finché non sono arrivati un numero di token pari al numero di archi in ingresso al nodo di join. A questo punto, quando tutti i percorsi in entrata al join sono terminati, i token vengono fusi in uno solo e l'esecuzione procede con l'attività successiva. Altro pattern tipico è la scelta, in cui ho diversi percorsi in parallelo, ma non li eseguo tutti, ne scelgo uno
in particolare da eseguire. Questa è la scelta esclusiva e ogni percorso in uscita è caratterizzato da una guardia o condizione che mi dice quando quel percorso verrà seguito. La decisione viene rappresentata in VPMN con questo gateway che ha una X. La X indica exclusive, quindi faccio una scelta esclusiva, soltanto uno dei percorsi viene seguito e questo esclude di seguire gli altri. Sugli archi metto delle etichette che possono essere esattamente la guardia oppure qualcosa di leggermente più semplificato. È possibile indicare una di questi rami in uscita come ramo di default, cioè il ramo che viene seguito qualora nessuno degli altri rami sia quello prescelto, ovvero nessuna delle guardie degli altri rami viene verificata. Il ramo di default viene indicato con questo segnetto di un trattino obliquo. Quindi se nel caso dell'esempio che vediamo qui è un ordine espresso, allora viene seguito il ramo in alto, altrimenti, in qualunque altro caso, viene seguito il ramo in basso. E la struttura, nel caso in cui abbiamo due rami, è la struttura classica del if, then, else. La semantica è la solita, arrivo nel nodo, mi faccio la domanda, scopro che è un ordine quick, vado nel ramo corrispondente e poi proseguo nell'esecuzione. Se non fosse stato un ordine quick avrei seguito invece l'altro ramo. Vi faccio notare che in questo caso, quindi la scelta esclusiva come nel parallel split, io ho fatto degli esempi con due rami, ma l'abbiamo visto molte volte negli esempi, è tranquillamente possibile avere molti rami in parallelo. Quando ho una scelta esclusiva, di solito chiudo questi rami in alternativa con una merge. Il merge come funziona? Semplicemente aspetta che uno dei rami selezionati termini per poter proseguire l'esecuzione. Il merge viene indicato di nuovo con lo stesso tipo di gateway esclusivo. Anche qui di nuovo in analogia con quanto abbiamo visto negli activity diagram, il simbolo del merge è lo stesso simbolo della scelta esclusiva, della decisione. Esiste un altro pattern che può essere realizzato con BPMN che è la scelta multipla. Nel caso in cui io abbia più percorsi e ne possa seguire uno o più di essi, uso quel tipo di gateway, di scelta multipla.
Questo vuol dire che se viene segnata l'opzione wrap incarto il pacco, se viene scelta l'opzione messaggio oppure cartolina, allora aggiungo la cartolina. È una scelta multipla perché potrei aver scelto una, l'altra o entrambe le opzioni. Ovviamente la scelta multipla viene fatta, viene chiusa con lo stesso tipo di gateway. Che si comporta, come facilmente intuite, attende che tutti i rami che sono iniziati con la corrispondente scelta multipla terminino prima di procedere oltre. E qui c'è un esempio di processo che è essenzialmente il processo che abbiamo visto prima, però visto tutto insieme. Quindi ho l'inizio di un processo, un'attività, qui ho un parallel split implicito, perché ho due archi che escono dalla stessa attività, che viene chiuso da questo join, che invece è esplicito. E qui ho una decisione che segue un ramo o l'altro, chiusa da questo merge. Dopo il join ho un'attività di close order, e poi close order, e poi ho la fine del processo. In BPMN abbiamo anche le swim lanes, con una piccola differenza. Mentre negli activity diagram avevamo semplicemente le swim lane, qui si distingue tra pool e lane. Un pool rappresenta un'entità aziendale, ad esempio un'azienda. Un lane rappresenta uno specifico ruolo all'interno di quell'entità. Per cui, ad esempio, l'azienda e il cliente sono due pool. Produzione e contabilità potrebbero essere due lane all'interno del pool azienda. Quindi questo meccanismo mi permette di rappresentare realtà aziendali distinte, e il BPMN mi pone il vincolo che non è possibile far attraversare il confine tra due pool da una sequenza, da un arco. L'unico modo di interagire tra due pool diversi è inviando messaggi o eventi. Beh, questi sono ad esempio due swim lane. Qui c'è un esempio in cui ho un pool che è il cliente e un altro pool che è l'azienda. All'interno dell'azienda, del pool azienda, ho tre swim lanes: vendite, management e produzione. Quindi cosa fa il cliente? Il cliente fa un ordine che viene inviato come messaggio e viene ricevuto dall'ufficio vendite. L'ufficio vendite
successivamente esegue un'azione che è receive order, e poi avvia due azioni in parallelo, la preparazione del prodotto e l'approvazione dell'ordine. Quando entrambe queste attività sono state eseguite, c'è un join, l'invio del prodotto e la fine del processo per quanto riguarda l'azienda, cioè questo pool, che termina con l'invio di un messaggio. Invio del messaggio che viene ricevuto dal cliente che come ultima attività riceve il prodotto. A questo punto il processo complessivo termina. Non voglio entrare nei dettagli di BPMN perché è decisamente molto più complesso rispetto agli activity diagram. Abbiamo molti più casi. Vi dico soltanto che con questa notazione, con tutto quello che sta dietro che non abbiamo visto, è possibile andare a descrivere un workflow, quindi una sequenza di attività automatizzate all'interno di un'azienda, che poi viene eseguito praticamente in maniera automatica. Quindi io, a partire da un modello come questo, con le opportune annotazioni, quindi altre informazioni aggiuntive, ad esempio l'attività di receive order, io devo andare a indicare chi la può eseguire, quali dati vengono scambiati, quindi quel messaggio che va dal cliente alle vendite deve essere descritto. Quindi con le opportune informazioni aggiuntive è possibile realizzare direttamente un sistema informativo che realizza questo processo con un'interfaccia web che permette di inserire i dati, di vedere i processi che vengono avviati. Ovviamente questa è un'attività abbastanza complessa perché i dettagli che dobbiamo fornire sono molti, ma questo permette di agganciare direttamente l'esecuzione di un processo aziendale con il suo modello grafico. Esistono diversi strumenti che possono essere utilizzati per andare a descrivere dei processi utilizzando BPMN. Molto brevemente ve ne faccio vedere uno. Questo strumento si chiama Bonita ed è uno strumento di modellazione. Ad esempio posso andare a vedere alcuni degli esempi che sono già presenti in questo sistema. Allora, qui vediamo il processo nella sua interezza. Allora, il processo è l'arrivo di un nuovo impiegato in un'azienda. Quindi vediamo che qui ci sono diversi ruoli, quindi paghe e contabilità, risorse umane, gestione, il manager delle assunzioni, i servizi informativi e i servizi di comunicazione. Quindi nel momento in cui le risorse umane ricevono il contratto firmato, avviano tutta una serie di attività in parallelo. Notificano il pagamento, notificano il manager, inviano una lettera di benvenuto e preparano il New Employee Packet, quindi pacchetto con tutto il materiale.
Una volta notificato il manager delle assunzioni, partono quattro attività in parallelo. Uno è una richiesta di un nuovo telefono, un altro è la richiesta dell'email e di un account internet, un altro è la determinazione dello spazio di lavoro e poi la richiesta per un nuovo hardware e software, un PC, eccetera. Per ciascuna di queste attività, questa qui ad esempio, io ho a disposizione una quantità enorme di dati, per cui ho la descrizione dell'attività, ho una descrizione più dettagliata, quindi qui posso andare a descrivere molto più nel dettaglio che cosa viene fatto. Dico che questa è un'attività di tipo umano, quindi deve essere svolta da qualcuno e qui vado a dire chi svolge questo ruolo, per cui devo avere anche separatamente un elenco dei ruoli. All'interno di questo strumento posso anche andare a disegnare una forma che mi verrà mostrata quando il processo viene eseguito e posso andare a definire dei parametri di simulazione, quindi andare ad esempio a dire qual è la durata di questa attività, qual è il ritardo, qual è la variabilità nella durata e quindi posso eseguire delle simulazioni. Quindi uno strumento di questo tipo è decisamente molto potente e ci permette di fare molte cose. Allora, con questo ho, diciamo, esaurito quella che era una velocissima panoramica su BPMN. Era importante che voi sapeste che esiste, che la notazione è tutto sommato analoga a quella delle Activity Diagram, ma molto più sofisticata. Quindi i concetti che avete appreso relativo alla modellazione fatta con gli Activity Diagram sono ancora validi, ma in questo caso bisogna andare molto più nei dettagli, quindi imparare molti più casi specifici. BPMN, come ho detto prima, è un linguaggio molto supportato nell'ambiente industriale, quindi se vi capiterà di dover svolgere un'attività di modellazione di processi aziendali, molto probabilmente la dovete fare con questo linguaggio, perché è la versione più dettagliata e raffinata degli Activity Diagram.